Buongiorno a tutti, sono Andrea Montella, mi approccio ad intervistare Philip Whelan, un giornalista inglese che vive da noi da oltre 40 anni, quindi che ha una buona conoscenza del nostro territorio. È stato autore difatti di due splendidi libri, uno è I burattinai, stragi e complotti in Italia, che fa un bel resoconto di tutta la strategia della tensione, no? Di come si è mossa all'interno del nostro paese e chi si muoveva dietro le quinte. Poi l'altro libro che è a seguito di questo si chiama L'Italia dei poteri occulti, mafia, massoneria, banda della Magliana e molto altro, nell'oscura morte di Roberto Calvi all'elezione di Papa Francesco. Cioè c'è proprio, diciamo, un excursus da fare con questi libri su tutto quello che è avvenuto all'interno del nostro paese. Questi libri sono molto interessanti perché appunto colgono alcuni elementi nodali della nostra realtà attuale, di come appunto c'è stato il famoso passaggio dalla P1 alla P2, no? Diciamo, e il passaggio anche dalla Prima Repubblica alla Seconda, no? C'è un intreccio tra queste presenze occulte e ciò che accade poi nella realtà, diciamo, del nostro paese e le varie trasformazioni che ha subito. E vorrei partire appunto con questa domanda. Caro William, la P2, il suo progetto, che era anche un progetto economico, ha favorito l'economia italiana, visto che volevano governare, comandare questo paese. Ma la sua presenza ha favorito o danneggiato il sistema economico nato nella Prima Repubblica? Io credo che la P2 abbia avuto un effetto nefasto sulla storia dell'Italia, non tanto perché quello che proponeva in campo economico fosse sbagliato o dannoso per il paese, ne nemmeno quello che proponeva in campo politico, l'idea di un sistema presidenziale, un presidente forte, un po' sulla falsa riga della Francia, per esempio. Penso che quello che è successo in campo economico in Italia, come in altri paesi, forse era più o meno economico, era più o meno inevitabile. C'è stato un percorso verso la liberalizzazione dell'economia, l'economia di mercato, l'evoluzione del capitalismo nel mondo occidentale, che è stato, ha seguito un percorso simile in tutti i paesi democratici, avrà inciso un po' sull'evoluzione dell'economia. In Italia la presenza della P2 è senz'altro, ma credo che non è tanto quello che la loro formula, la loro soluzione che proponevano, sia in campo politico che in campo economico, che fosse dannoso, però era l'approccio, il metodo. C'era questa idea di sviluppare un modello di sviluppo economico e politico del paese in base a favoritismi, corruzione apertamente riconosciuta come metodologia da Licio Gelli nei suoi piani di rinascita che ha redatto per la sua formula politica per l'Italia, e soprattutto anche l'idea che chi doveva esercitare il potere doveva essere uno di noi, uno cooptato nella nostra congrega massonica. E quello chiaramente
accentua una tendenza che c'è comunque stato in Italia del familismo, il capitalismo di relazioni. Questo diventava ancora più concentrato in un piccolo foro che erano gli iscritti alla loggia P2. E io mi ricordo che una delle persone che ho intervistato per il libro sul caso Calvi mi ha raccontato che a un certo periodo, quando il potere della P2 era al suo massimo fulgore, nessuna operazione significativa in campo economico poteva andare avanti senza il beneplacito della loggia. Probabilmente esagerava, però poco questo era la cosa a cui mirava Gelli, di avere un controllo assoluto su chi poteva fare che cosa e chiaramente permettere agli amici di lucrare a chi era approvato dai capi della loggia, potevano andare avanti con i loro progetti e chi no veniva escluso. Dunque, penso che è stato questo concetto di base che era molto sbagliato e per fortuna poi è stata scoperta l'esistenza della loggia. La loggia è stata più o meno smantellata e non è riuscito a creare questa società modello concepita da Gelli e poi i pensatori politici che scrivevano i documenti. Per lui si dice Francesco Cosentino, che era il segretario generale della Camera della Camera dei Deputati negli anni 70. Non sono riusciti ad arrivare a questo gioiello, una specie di orologio creato da loro e gestito da loro e che Diciamo, avrebbe funzionato chiaramente a servizio dei loro interessi. ci sono state delle resistenze, diciamo, nel nostro paese all'attuazione, diciamo, del piano. Però, Esatto. se noi guardiamo nel complesso, il disegno della P2 prevedeva appunto il passaggio da una repubblica, basata su, una forma di democrazia molto diretta da parte, diciamo, della popolazione. Difatti l'Italia era famosa perché nel momento delle elezioni si arrivava a livelli cosiddetti bulgari, no? Di presenza al voto, 90%, 92% di presenze. E questa cosa, però, è stata smantellata ed era il sistema basato sul proporzionale puro, che era la forma concepita nella carta fondativa, la costituente, non nella discussione che ha dato vita, diciamo, al sistema politico italiano e alla nostra Costituzione. Insomma, durante quel dibattito nella costituente si è attuato il principio appunto proporzionale come elemento, diciamo, anche del futuro metodo elettorale. Questa cosa è stata completamente stravolta. E si sa che con sistemi maggioritari o con i proporzionali finti alla tedesca, l'esclusione della scelta, diciamo, della popolazione e far sì che si concentri in mano alle segreterie dei partiti, la scelta dei candidati, di coloro che vanno votati, no? È fondamentale per far sì che i piani dell'elite poi possano trovare spazio nella società e trovare poi adesioni anche nei giornali, no? Nei media. E quindi il condizionamento diventa sempre più forte. Questo era uno dei grandi obiettivi della P2. L'altro obiettivo è stata proprio la definizione di quali formazioni politiche dovevano esistere in Italia. E si parla,
specificatamente del centrodestra e del centrosinistra, facendo addirittura i nomi delle formazioni politiche e dei politici che ne devono far parte. E anche questo è stato realizzato. Nei due blocchi, centrodestra e centrosinistra, non c'è la presenza del Partito Comunista. E il Partito Comunista in Italia è sparito, esattamente come era definito in quel piano. Quindi il fatto che la P2 fosse un gruppo operativo, la cosa che ti voglio chiedere, ma i 962 nomi erano tutti gli iscritti alla P2, oppure ne mancano 1500 e oltre? Perché da quello che io ho letto, diciamo, risulta che i numeri erano molto superiori. Addirittura il Gran Maestro Giuliano Di Bernardo dice, e un altro che era Battelli, parlano di 3000 iscritti alla loggia P2. Quindi, cioè, la P2 era composta e corroborata dal fiorfiore, no? Diciamo, di politici, imprenditori e via di seguito, tra cui uno dei nomi che è emerso era Cefis, no? Come addirittura responsabile militare della loggia P2, che poi si ritira in Svizzera, insomma, decide di fare altro, ma comunque è stato un uomo fondamentale per la creazione di questa cosa. Poi altra cosa che emerge è il finanziamento da parte degli Agnelli, no? Con i famosi 15 miliardi alla loggia P2, che insomma addirittura ci sono personaggi dentro l'IFIL che raccontano, no? Cioè la finanziaria degli Agnelli, che raccontano di questi finanziamenti. E la P2 descrive che l'elemento corruttivo può essere messo in essere nei confronti dei politici e nei confronti dei sindacati se gli arrivano in tasca dai 30 ai 40 miliardi. Cioè quella era la cifra degli anni 70 per cui poter corrompere il sistema. Quindi hai ragione quando dici che la corruzione era uno degli elementi lubrificanti, no? Per modificare il sistema Italia. Quindi per fare questo, però, penso su un paese come l'Italia occorrevano, diciamo, si potevano realizzare se c'era il consenso da parte di forze molto più potenti di quello che poteva essere un banchiere anche come Calvi e come Sindona. Per fare un'azione del genere occorreva avere il consenso di coloro che nelle banche centrali, la BCE, la Federal Reserve, hanno un peso vero. E nel tuo libro emerge la banca Rothschild come elemento, no? Che si interseca con le vicende italiane, e fai anche il nome degli Ambro. No? Tieni presente che gli Ambro sono stati, visto che tu sei inglese, no? A capo dei servizi segreti inglesi nella Seconda Guerra Mondiale. No? Quindi il problema degli Ambro è molto importante, perché poi ci sono stati degli incontri in Inghilterra con uomini dell'ex Partito Comunista, del mio partito, no? che sono stati un po' strani, con organizzazioni che erano legate agli Ambro, per decidere ad esempio le privatizzazioni, no? Che era un altro punto del piano della P2. Quindi, come vedi, insomma, la P2 una bella fetta dei suoi obiettivi se li è portati a casa. Poi, certo, ci sono resistenze anche di, insomma, anche di mondi a noi, come si dice, vicini, no? Che sono nei sindacati, insomma, nelle forze sociali, nelle forze anche politiche, che hanno fatto lavoro nelle commissioni, no? Per far emergere, diciamo, queste cose. Però la forza di questa organizzazione era tale che vede coinvolta anche la Chiesa, vede coinvolti anche personaggi come Marcinkus, no? Cose del genere. Quindi, cioè, se arriva ai papi, insomma, mi sembra una cosa sì, molto importante. Io credo che il collante fondamentale della P2 era l'anticomunismo, uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, con l'Italia che poi si è trovata con il partito comunista più grande d'Occidente, che aveva svolto anche un ruolo molto importante nella liberazione del paese, dunque aveva
le carte in regola per contare nel paese e gestire tutto questo senza lasciare che il Partito Comunista potesse vincere democraticamente e arrivare al potere tout court. Era questa la necessità fondamentale di chi stava dietro la P2. È interessante effettivamente la questione di quanti erano i nomi e se c'erano altri nomi, chi erano, perché e qual era la logica per cui questi 960 eroti emergono con la scoperta a Castiglionfibocchi delle liste nell'81, perché questi e non gli altri, è stata una cosa voluta e pilotata oppure è stato puramente casuale? Quelli che mancano erano ancora più importanti, perché non è che fra i nomi scoperti non erano persone importanti, c'erano i vertici dei servizi segreti, per esempio, le forze di sicurezza, l'esercito, la magistratura, era un'organizzazione chiaramente di elite, e dunque non si è capito bene come si è svolta questa cosa, se era un fatto casuale, altre liste conservate da qualche altra parte, e anche non si sa molto di che cosa era la P2 in altri paesi. Sicuramente aveva una presenza forte in alcuni paesi dell'America Latina, l'Argentina per esempio, l'Uruguay, forse il Brasile, però non si è capito bene se tutto faceva capo a Gelli, il cuore, il vertice dell'organizzazione era in Italia con Gelli, oppure c'era qualcuno al di sopra di lui, soprattutto per la gestione della presenza in altri paesi, anche del Medio Oriente, Africa per esempio, dove spuntano dei nomi di persone che potevano essere stati iscritti alla loggia. Dunque non si è capito molto bene che cosa era la storia della P2 a livello mondiale. Come hai menzionato, i banchieri Ambrose, per esempio, sono stati presenti nel Special Operations Executive, una specie di servizio segreto britannico, durante la Seconda Guerra Mondiale, con lo scopo di aiutare i partigiani a fare guerra clandestina in tutta Europa, sabotaggio, preparare all'invasione e alla liberazione dell'Europa da parte delle forze anglo-americane. È interessante che per l'Italia ha avuto un ruolo come amico e socio di Michele Sindona, John McCaffrey, che lavorava con i Ambrose e secondo me sembra che abbia rappresentato questa fusione del potere economico finanziario con il potere politico, dove i soldi proprio ai massimi livelli rappresentano potere politico. E dunque il valore di questa valuta speciale era anche data da questa priorità del mondo occidentale in quei tempi di tutelare i loro paesi, il loro sistema dalla minaccia comunista, la minaccia interna, oltre che la minaccia
da oltre Cortina. Sì, tu ti sei occupato nel tuo libro anche della questione polacca, cioè di Solidarnosc no? E i rapporti tra appunto la banca di Calvi di quest'uomo della P2 e diciamo le vicende polacche e il finanziamento a Solidarnosc anche. Che cosa mi puoi dire su questa vicenda? Sì, un'ipotesi molto convincente per spiegare le radici del crollo del Banco Ambrosiano è proprio questo buco provocato da finanziamenti al sindacato Solidarnosc in Polonia. Alcuni testimoni ne parlano, per esempio anche Francesco Pazienza, che è un italiano faccendiere, una figura importante di quell'epoca, che lavorava con i servizi segreti italiani, anche con gli americani e anche con forti agganci in Vaticano. E lui stesso racconta di operazioni per portare lingotti d'oro in Polonia. Ci sono anche testimonianze di pentiti di mafia che parlano di questo ammanco di soldi provenienti dal traffico di droga affidati a Calvi, al Banco Ambrosiano, oppure allo IOR, la Banca Vaticana, che mancavano all'appello perché erano stati mandati in Polonia. E dunque a quel punto questi investitori infuriati di Cosa Nostra avrebbero partecipato all'operazione per punire Calvi e per farlo impiccare sotto il ponte di Blackfriars a Londra. Penso che è anche un aspetto molto interessante di questa vicenda la cooperazione fra forze laiche massoniche rappresentate dalla P2 e Gelli e forze rappresentanti del Vaticano e della Chiesa che si sono trovati in una naturale o innaturale alleanza proprio per questa questione della lotta al comunismo e si può forse capire quelli della Chiesa che hanno accettato di allearsi con Gelli per il fatto della persecuzione della Chiesa di Oltrecortina, la chiusura delle chiese, l'incarcerazione dei preti e quello che loro hanno subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in tutte le zone a dominio comunista. Era evidente che quell'ideologia, quel sistema era nemico della Chiesa e dunque anche degli alleati molto discussi, chiacchierati, loschi come quelli della P2 potevano tornare utile in questa santa o non santa alleanza che poi naturalmente includeva pure i servizi segreti del mondo occidentale, naturalmente soprattutto la CIA, che è il paese più importante. Senti, nel tuo libro, a proposito di queste relazioni e di questi intrecci, tu descrivi anche che nella Chiesa sono sorti degli apparati come Intermarium, no? Che sono una specie di gladio che si vengono a confluire con tutte queste strutture anche della NATO, no? Che nascono dopo in questa azione anticomunista
molto, molto ben, diciamo, determinata e ben organizzata da parte appunto di tutto il blocco occidentale. No? Un'azione proprio specifica poi nei confronti del popolo italiano, perché aveva appunto, come dicevi tu, il più grosso partito comunista, diciamo, d'Occidente, che aveva accettato il gioco democratico, no? Quindi queste forze lavoravano per impedire ai comunisti, anche se vincevano democraticamente le elezioni, di poter accedere, e quindi potevano organizzare di tutto sul nostro paese, no? Perché essendo organizzazioni segrete. Sì, penso che questo è un settore di cui sappiamo ancora relativamente poco. Si sa che nell'elezione, la prima elezione democratica dopo la guerra, l'influenza, il ruolo della Chiesa è stato estremamente importante, e anche comitati civici di Luigi Gedda, organizzati, impegnati nella propaganda, sono stati creati degli strumenti utili ed efficaci per esercitare un'influenza sulla popolazione nel gioco democratico. E poi chiaramente altre organizzazioni meno visibili sicuramente operavano dietro le quinte, il ruolo della Banca Cattolica, il Banco Ambrosiano, nel finanziare le attività della P2 e operazioni anticomuniste, il ruolo della Chiesa nella lotta al comunismo anche in America Latina, chiaramente molto una battaglia molto dura lì, che poi è sfociata anche in guerra civile con molte morti. C'è stato tutto un campo di battaglia in cui hanno operato forze più o meno visibili e forse anche emanazione del Vaticano, della Chiesa Cattolica, e anche per pensare ai preti che passavano dall'Occidente oltre cortina per servire la Chiesa di oltre cortina, e anche organizzare le forze in campo e spesso anche a rischio della vita, di finire imprigionati o anche fucilati come spie. Sì, esatto. Svolgevano il lavoro delle spie, quindi potevano fare la fine delle spie, ovviamente. Sì, infatti, in alcuni casi sì. Poi la linea di demarcazione fra il prete che è al servizio della sua comunità, che organizza una chiesa clandestina sotto un sistema non libero, la distinzione fra la spia e il prete al servizio della sua Sì, della sua grece è un po' è labile, diciamo. Certo. Però ti volevo chiedere questo: siccome questi preti che operavano in gioventù me li sono trovati, diciamo, come capaci organizzatori di realtà di movimento, no? In Italia, mi ricordo quando io ero giovane, nel 68, in quel periodo. Mi sono imbattuto nella mia attività politica dell'epoca in due strutture, Giovani Lavoratori e Gioventù Studentesca, che erano gli antesignani, no? Due organizzazioni che hanno poi dato vita con Don Giussani a Comunione e Liberazione. Questi organismi me li sono trovati che partecipavano ai collettivi della sinistra, diciamo, extraparlamentare soprattutto, no? Quando c'erano le lotte studentesche, queste presenze
erano piuttosto importanti e molti di loro sono confluiti dentro le varie organizzazioni dell'estrema sinistra. Io mi ricordo anche in Avanguardia Operaia, adesso è uscito un libro che parla appunto di queste cose, di queste presenze. E il problema è che queste organizzazioni, appunto, facendo poi riferimento a Don Giussani, un uomo che aveva una certa cultura piuttosto reazionaria rispetto, ed era un uomo molto legato a, diciamo, agli ambiti che potevano condurre tramite Franco Troiano, che era uno dei responsabili di queste strutture, arrivare all'Iperion, quindi a tutto il giro che poi noi abbiamo conosciuto come fenomeno del terrorismo, tra virgolette, rosso, no? Allora, siccome appunto so che tu hai una buona conoscenza anche del fenomeno terroristico italiano, secondo te che ruolo hanno avuto le organizzazioni di stampo cattolico, anche di stampo sindacale, no? Ad esempio, tu nel tuo libro I burattinai parli di Scalia, no? Del sindacalista. Mi piacerebbe che ci raccontassi un po' che cosa hai scoperto nelle tue ricerche relative a questi ambienti. Ma è una domanda molto interessante, perché chiaramente esiste una grande, o può esistere una grande ambiguità in questo settore, perché la Chiesa anche è sempre stata divisa fra una Chiesa tradizionalista, aristocratica, collegata col concetto del re, sì, che rappresentante in un certo modo di Dio sulla terra, l'altra faccia della Chiesa, i preti lavoratori, la teologia della liberazione, i preti che stanno con i poveri, la scelta preferenziale per i poveri. C'è sempre stata questa dicotomia all'interno della Chiesa, però nel momento in cui una parte della Chiesa si schiera con questi movimenti rivoluzionari, di protesta, comunque di massa e di sinistra, loro possono, chi si impegna in quei settori possono essere assolutamente cattolici sinceri in quanto cattolici e anche in quanto movimentisti, protestatori, anche al limite rivoluzionari, però anche può costituire un canale di infiltrazione di forze che hanno un altro approccio e che si mettono la maschera e si mettono in mezzo a questo ambiente che lo Stato, i servizi e anche questi organismi di elite vogliono monitorare o anche pilotare. E dunque lì penso che c'è una storia estremamente complessa che noi non conosciamo bene per il momento, però è interessante che nella storia anche di altri paesi europei una parte della Chiesa è stata sorprendentemente coinvolta con attività anche violente e di terrorismo. Penso per esempio alla Spagna, ai Baschi. Su questa questione dell'ambiguità della presenza di rappresentanti della Chiesa Cattolica in contesti di conflitto, non c'è stato solo il caso dell'Italia, però si dice che anche in Spagna, nel caso dell'ETA, la lotta di liberazione del popolo basco, ci sia stato un forte coinvolgimento di alcuni preti e della Chiesa,
nel contesto di quel conflitto, e non c'è nessun dubbio che nel conflitto in Irlanda del Nord la Chiesa, almeno alcuni dei suoi preti, erano molto impegnati, perché era una lotta del popolo cattolico contro i protestanti britannici, dunque era anche ovviamente comprensibile un coinvolgimento, però magari anche un coinvolgimento che arrivava a livelli di complicità con la violenza che sono sorprendenti. E dunque anche in Italia credo che ci sia stata una storia un po' analoga, che si può benissimo capire che con molti di questi cattocomunisti che diventano brigatisti rossi, per esempio, e possono essere assolutamente sinceri in tutto quello che fanno e motivati da credenze profonde, sia di tipo religioso, sia di aspirazioni per l'uguaglianza, la giustizia sociale, oppure possono essere lì come pecore vestite da lupi o lupi da pecore, comunque con un inganno di fondo, oppure delle lealtà divise, dunque delle situazioni di scelta morale e di azione politica o anche di spionaggio, casi estremamente complessi. Certo. Bene, quindi secondo te di questa vicenda della P2, del ruolo della massoneria in Italia e di tutto ciò che è avvenuto di deviante rispetto ai principi costituzionali e allo spirito dei padri costituenti di cosa doveva diventare il nostro paese, secondo te c'è ancora molto da scoprire di come è avvenuto, o secondo te si sa tutto di questa trasformazione che ha subito l'Italia? No, io direi che ci sia moltissimo da scoprire ancora. Penso che abbiamo scoperto il punto dell'iceberg e ci sia moltissimo, e nemmeno tutto, di quello che è emerso, e poi che ci sia moltissimo ancora rimasto sotto il livello del mare, e io non so se mai si scoprirà tutto quanto, però io credo che forse con questa distanza da quegli eventi si potrebbe cominciare a studiare questa storia in maniera più pacata e meno ideologizzata. Le commissioni parlamentari d'inchiesta finora sono state quasi sempre uno strumento con cui una parte politica voleva bastonare l'altra. Passato tanto tempo, penso che si potrebbe studiare queste cose più con un'ottica da studiosi o da storici, e anche i politici stessi. Io credo che ci sarebbe la possibilità di svelare molto di più. Sono rimasto un po' deluso dai risultati della Commissione Moro, per esempio, che ha scavato molto su certi temi senza veramente portare alla luce degli elementi nuovi, interessanti. E io penso che l'occasione di una commissione di quel tipo poteva offrire delle occasioni di rastrellamento di documentazione potenzialmente illuminante. Io penso che, per esempio,
uno sforzo che si potrebbe fare idealmente con una commissione parlamentare, però anche con qualche altro strumento di ricerca, sarebbe per esempio chiedere alle famiglie dei protagonisti di queste vicende oscure di che cosa hanno di archivio del loro defunto prefetto, capo dei servizi, personaggi in qualsiasi modo coinvolti, se ci sono agende, se hanno tenuto documenti in casa che magari i nipotini stanno per buttare, e fare un rastrellamento per vedere che cosa c'è. E sicuramente ci sono dei personaggi che hanno svolto un ruolo importante, cui alcuni sicuramente sono conosciuti, hanno un archivio e l'hanno già dato a un archivio di Stato oppure al Parlamento, hanno reso disponibile. Però penso che molte altre figure un po' meno conosciute, però che sono stati testimoni di questi eventi, si potrebbe valere la pena di fare un approccio ai familiari. E sulla questione delle Brigate Rosse, penso che riguardare tutti i reperti sequestrati alle Brigate Rosse nel corso della loro attività e vedere che cosa c'era, sarebbe stato molto, potenzialmente molto illuminante. Probabilmente i pezzi più pregiati saranno stati imboscati dai servizi segreti, però non è detto che tutto sia stato nascosto. E mi ha colpito, per esempio, che nei verbali di sequestro, delle volte il maresciallo dei carabinieri che si occupava di redare il documento scriveva documento in lingua straniera, senza nemmeno specificare quale lingua fosse, e possibilmente perché lui non lo sapeva nemmeno se era tedesco o francese, per lui era comunque totalmente incomprensibile. E io penso che qualsiasi documento redatto in una lingua straniera che era in mano alle Brigate Rosse era da tirare fuori ed esaminare, e forse in qualche caso avrebbe illuminato i rapporti internazionali dell'organizzazione con scoperte interessanti o sorprendenti. Una cosa non tanto difficile da fare, e l'occasione poteva essere questa commissione Moro, però non mi risulta che ci sia stato uno studio sistematico di quel tipo. Penso che molte cose molto pratiche e semplici si potrebbe mettere in atto e vedere che cosa viene fuori, certo. Visto che queste vicende sono ancora molto controverse e misteriose. No? Certo. William, io ti ringrazio molto per l'intervista, ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro, e poi se pubblichi un altro libro fammelo sapere, così lo acquisto e ti faccio pubblicità, va bene? Ok, grazie.